Sindaco, Motta Montecorvino ospiterà l'ottava edizione della Passione di Cristo, una delle rappresentazioni viventi più importanti dei Monti Dauni. Come stanno andando i preparativi? Ma i preparativi stanno andando benissimo, il paese è tutto in movimento e ne approfitto proprio della vostra emittente per ringraziare un po' tutti quelli che partecipano e danno una mano, dai bambini agli anziani, un po' tutti quanti. Questa è l'occasione che unisce appunto il paese di Motta Montecorvino. Ringrazio l'organizzazione, il parroco, un po' tutti quanti, perché si tratta di lavorare in maniera molto intensa. E i risultati li stiamo vedendo, sono sotto gli occhi di tutti, appunto. Sono mesi, appunto, che ci sono questi preparativi. A giorni ci sarà la Passio, il 14 di aprile, quindi ci aspettiamo l'arrivo di un po' di gente, un po' da tutta la provincia di Foggia, come negli anni precedenti. 150 figuranti e tutti i momenti, insomma, che ripercorrono la passione di Cristo, come si svolgerà? Quali saranno i luoghi che toccherà la manifestazione? Ma i luoghi saranno diversi, anche perché abbiamo un paese in fase di. Ci sono un po' di lavori in corso, quindi stiamo cercando di trovare le parti più belle del paese, le parti più suggestive, senza però incorrere in fastidi con i lavori che si stanno realizzando. Ci sarà una manifestazione sotto al comune. Un'altra ci sarà all'uscita del paese dove appunto da anni viene fatta la crocifissione di Gesù Cristo, sotto al comune ci sarà l'orto degli ulivi, quindi stiamo organizzando un po' di scenografie in vari punti dove la gente può ammirare il tutto senza dare nessun problema. Quante presenze vi aspettate? Negli anni precedenti abbiamo avuto circa 6-7 mila presenze, quindi penso che per un paese piccolo come Motta Montecorvino avere questi numeri è molto importante. Noi ci auguriamo che con il passare del tempo anche i numeri si aumentino sempre Don di più. Sergio, 150 figuranti faranno parte di questa passione vivente a Motta Montecorvino. Vogliamo entrare un po' più nel dettaglio della manifestazione? Sì, è un evento veramente importante perché è stato iniziato così quasi in forma di scherzo, invece man mano ecco, sta diventando una rappresentazione, come dire, a livello proprio, non direi teatrale, però ecco, è una rappresentazione vivente che riesce a trasmettere un messaggio a chi magari non va mai in chiesa. Quali saranno le tappe della rappresentazione vivente? Le tappe inizialmente avevamo utilizzato il centro storico, poi ci siamo resi conto che nel centro storico, essendo strade strette, quindi la maggior parte delle persone non poteva poi vedere ed essere, diciamo, più attenta. E adesso utilizziamo un po' le strade più larghe, dove anche qualche ammalato in macchina lo si può portare, anche così in carrozzella, diciamo, può partecipare a questo evento senza rimanere così escluso. Quindi un po' tutto comincia sulla piazza centrale e poi vengono utilizzate le altre piazze fino alla crocifissione che è proprio alle porte del paese.